Caro comandante, questa manifestazione è già in itinere, è già tutto pronto, alberghi, prenotazione di alberghi e tutto quanto. Questa manifestazione costa 1,5 miliardi. Mi dica, voi dovete dare i permessi? La legge, c'è una legge che mi dice che lei non me lo deve dare? No. C'è qualcosa che noi non abbiamo fatto a tempo? No. E allora, lei si rifiuta di darmi il permesso? Benissimo, io sono convinto, sia i miei avvocati che quelli della federazione chiederanno spiegazioni e non credo che lei verrà difeso da chi la sta bloccando quando gli si richiederanno i danni, perché non essendoci una legge, lei sta facendo una cosa non regolare. Per cui noi ce ne stiamo andando. Appena usciamo da qui, immediatamente, lei mi capisce, i nostri avvocati la chiameranno immediatamente e la denunceranno per omissione d'atto d'ufficio. E pagherà naturalmente tutti i danni. A questo punto, ma lei deve, no, io non devo dire nulla. A questo punto, signori, andiamo via. Si fermi, chiama il guardia marina a urli. Prepara questi permessi, non voglio sentire più niente, devo andare io nei guai per questi pazzi. E mi fanno subito i permessi e usciamo da lì con l'autorizzazione alla manifestazione. Blasi mi guarda e mi dice: Chisu, non pensavo che tu fossi così. Ah, è che adesso mi hai conosciuto. E ce ne uscimmo con i permessi in tasca. Detto questo, poi l'organizzazione era quella degli alberghi. Una riunione col sindaco Renzo Cattini, eccezionale Renzo, grandissimo amico, con l'assessore allo sport, il Costaggio e così via, con Giachedo e tutti quelli che facevano parte del comune, ma ci accolsero nella sala consiliare con la presenza di tutti i proprietari di albergo di Sant'Odoro. Uno dei più grossi complessi, quello di Mundula, si rifiutò, dice: io non posso averli perché ho l'impegno in questo periodo degli anziani, però per la presentazione vi posso dare la sala principale dell'albergo, una grandissima sala, per la presentazione del campionato e l'inizio della manifestazione mondiale. E così fu. Tutti gli alberghi ci diedero il consenso a 50.000 lire al giorno per ogni ospite, con uno sconto incondizionato del 10% su tutte le presenze. Gli alberghi ne prendemmo 6, tra i quali lo Scintilla, che allora era uno dei più rinomati, malgrado nell'anno precedente me ne avevano fatto di tutti i colori in quell'albergo, convinto dal proprietario che non sarebbe successo niente in quell'anno, che addirittura si offrì di far coniare le medaglie d'oro della manifestazione per la premiazione, pur di non fargli lo sgarbo di non fare la direzione nel proprio albergo. Chiesi delle garanzie che tutto si svolgesse molto bene, senza tutti i problemi che aveva avuto nel campionato italiano dell'anno precedente. Mi garantì in senso assoluto che la manifestazione nel suo albergo si sarebbe svolta perfettamente, cosa che non successe naturalmente, ma non voglio stare a dilungarmi nella spiegazione, posso solo dire che fu l'unico albergo di Sant'Odoro in cui andammo in causa alla fine della manifestazione. Tutti gli altri alberghi si comportarono da signori, effettivamente, le Mimose, l'Hotel Sant'Odoro, il Lamis, tutti quanti, Mundula, tutti fecero la propria bella figura, eccetto questo albergo. Quindi, preparato questo, preparammo anche l'organizzazione generale, erano previsti fuochi d'artificio, una partita amichevole tra l'Armorese e il Sant'Odoro, con tutta la presentazione delle squadre nel campo sportivo, una manifestazione ben organizzata. Andiamo avanti. I comuni dovevano essere portati tutti quanti nel porto di Otiolu. Feci un'assicurazione per l'antifurto con la SAI e organizzammo tutte quante le magliette, i gadget da dare a tutti quanti, 3.000 magliette della Catch, fatte col nostro logo disegnato da me tra l'altro,
in un cotone bellissimo, ne ho ancora tuttora di queste magliette che durano una vita. Poi la benzina, un altro sponsor ci diede tutti i bidoni per mettere la benzina, un camion di bidoni, un'altra brutta notizia, ci fu rubato un camion di bidoni di benzina, grazie a quelli che ce l'hanno rubato. Quasi 10 milioni di benzina spariti nel nulla, di cui se ne dovevano curare i commercialisti Pitalis, ma non potevo dargli nessuna colpa se il camion era stato rubato. Ci mettiamo il cuore in pace e riordinammo altri 100 bidoni di benzina per dare ai barcaioli come riserva nelle giornate della gara. Poi, durante la notte, altre due persone, due collaboratori, chiamiamoli così, uno discreto, l'altro un pessimo elemento che la vita me ne ha combinato di ogni colore, e gli rubarono con le guardie notturne, tra l'altro messe da noi, riuscirono a portargli via un sacco di pezzi dai gommoni. C'era dalla disperazione, feci la denuncia all'assicurazione e mi disse che io dovevo fare la denuncia gommone per gommone. Immaginate col da fare da fa che ci avevo, potevo fare la denuncia per questi gommoni. Altre curiosità prima di arrivare alla manifestazione vera e propria. L'organizzazione partiva da gennaio, consegniamo i gommoni a giugno, tutto andò bene, una cosa bellissima, ma gli sponsor, trovammo degli sponsor veramente eccezionali. Ne posso citare con i giornali di allora posso citare come sponsor principale la Regione Sardegna, il FOS, Formaggio Vini Sardi, uno dei più grossi, la Philly Watch, la Sarda Leasing, gli alberghi, gli immobiliari di San Teodoro, i camping, cosa devo dire? Tantissimi alberghi, Sandalion, e tra l'altro un nostro amico di tutti i subacquei, anche Cagliaritani, Fornacca, cioè il proprietario, che è eccezionale, con la signora ci fecero da sponsor. Tutto Mare, Falchi Gomme, c'ho qui tutti gli sponsor di allora, la Bremac, la Cimbali, gli alberghi, tutti quanti si fecero un'ottima cosa. Insomma, come sponsor andavamo bene, e più la Philly Watch, la grande Philly Watch, che mi diede come sponsor 25 orologi, che tutti voi conoscete benissimo, il Cariban 5000 che ci ha fatto compagnia nei tanti anni di subacquea che abbiamo fatto insieme. E quindi come sponsor andammo bene, soprattutto ringraziando i formaggi Ovini Sardi, il FOS, che dovete andare alla regione per contrattare, perché darci una certa cifra dovevamo dare un certo servizio. Quindi facciamo fare da un fotografo di Sassari, che vi ricorderete Gadaudi Sassari, ci fece le foto da dare alla regione di tutta la manifestazione, in un album in pelle per la manifestazione, più tutta la pubblicità su ogni gommone del formaggio Vini Sardi e nei manifesti e tutto quanto doveva avere, gli diede un bellissimo sponsor. Insomma, i soldi non mancavano, giravano molti soldi, però i soldi servono, non è che non servisse. Dovevo pagare gli alberghi, i ristoranti, tutto quello che era stato fatto. Quindi la manifestazione stava procedendo molto bene e non c'erano più qualcosa che potesse andare storto. Invece, i giorni prima della manifestazione, qualcuno voleva vedere il campo gara, dato che il mare che c'era, si decise che per la manifestazione poteva partire dalla spiaggia di Sant'Odoro, come era partito il campionato italiano. Molti di questi, senza la mia autorizzazione, presero i gommoni per andare verso Sant'Odoro, per portare Sant'Odoro a Sant'Odoro. No, ho detto, guardate che c'è mare brutto, non uscite. Invece rovinarono 11 gommoni.
cioè tutte le eliche andarono a sbattere, non conoscevano l'uscita, sulla scogliera che c'era l'uscita del porto sulla sinistra, fracassando le eliche. E devo dire che i meccanici della Mariner, grandi professionisti, sostituirono durante la notte tutte quante queste eliche, ci rimisero a posto i gommoni rovinati, altrimenti saranno stati con meno questi gommoni. Anche quella fu un'operazione ben fatta. Ricordo un'altra scena bellina, il segretario di Santodoro, che Santodoro ci aveva messo a disposizione 50 milioni per la manifestazione. Parlando con me, col sindaco, disse: immagino che questi soldi vi servano. Direi, gli ho detto, io devo gestire questa manifestazione e quindi i soldi, certo, averli prima ci farebbe un piacere. Guarda, vi facciamo il mandato, una collaborazione veramente eccezionale. Gli dico, gli voglio bene a quella città. E mi diedero i soldi prima della manifestazione, che mi aiutarono tantissimo per pagare e fare tutto quello che serviva. Cosa serviva la manifestazione? Questo è il punto quando si organizza un campionato del mondo. Oltre a queste cose che vi ho già detto, misi un annuncio che cercavo delle interpreti. Mi servivano interpreti delle diverse lingue che presenti, delle 19 nazioni. Si presentarono 7 interpreti, da me pagate, 100.000 lire al giorno, più un mangiare, bere e dormire in albergo. E dovevano seguire le squadre nei giorni della manifestazione. Poi mi assunsi 3 direttori d'albergo nazionale per il coordinamento di tutte le persone che dovevano essere presenti alla manifestazione, che come sede facevano sede nell'Hotel Scintilla. Ah, tra l'altro, non mi stavo dimenticando, la SIP allora, perché SIP si chiamava, non Telecom. Era un altro dei nostri sponsor maggiori, un grosso sponsor, potete immaginarlo. Ne abbiamo visto tutti i gommoni, voi vi ricordate, anche dalle fotografie c'era attaccato il logo oltre della Sarda Leasing, e anche della SIP per la pubblicità. Benissimo, procedemmo con organizzare negli alberghi. Questo incarico lo detti al mio segretario Mario Conte. Anche lì, un'altra curiosità. Arrivai la sera, la moglie di Mario Contu, è una mia comare, ha cresimato una delle mie figlie, e quindi Mario accoglieva insieme ai direttori d'albergo le persone che si presentavano con i gommoni per essere accomodati negli alberghi, sistemati negli alberghi. E vabbè, questo mio segretario aveva perso la testa da quante erano le richieste. Non solo accoglieva negli alberghi i proprietari del gommone, ma anche i loro familiari. Per cui mi ritrovai che su 100 persone che avremmo dovuto ospitare, che era il massimo previsto, 370 persone che non potevano essere caricate sulle nostre spese. Quando le lo feci presente a tutti quanti, ma noi, no, lei non deve pensare, tu devi accogliere il parcaiolo, non i loro familiari. Non possiamo noi tenere negli alberghi i loro familiari, ma quando mai? Quindi era completamente esaurito. Lo levai dall'accoglienza, feci rimettere a posto tutto quanto e incaricai un altro di mettere in ordine tutti quanti le persone che avevano diritto e di avvisare quelli che non ne avevano diritto. Immaginatevi il macello. Dovevo seguire con gli occhi aperti tutti quanti, altrimenti sarebbe stato un grosso macello. Tornando al comandante della Capitaneria di Porto, mi ricordo di questa scena, come stavamo uscendo, si rivolse a me e mi disse: e faccia bene le cose. Perché ridevo e gli dissi: per ora l'unico che ha fatto le cose male è lei, e voglio che sia presente e che non succeda niente, che sia presente con la motovedetta e che non succeda niente in mare, se no è lei che deve passare dei guai, non io. E ce ne andammo con tutta la federazione. Ritorniamo al campionato. Ripartendo dal campionato, un'altra della scena incresciosa che devo dire, cioè ce ne sono tante, che me ne hanno combinato di ogni colore. Quindi,
scusate il termine, due palle d'acciaio per avere a che fare con tutte le persone che creavano solo ostruzione alla manifestazione. Chiesi alla proprietaria dell'albergo di avere una stanza a chiave unica e non me ne fregava delle pulizie nessuno, in quanto in quella stanza ci andavano tutte le coppe, ci andavano i premi, le medaglie d'oro e nonché una valigia con 100 milioni di lire dentro per le spese presenti, le spese necessarie per pagare tutto ciò che era pagabile subito. Sì, stia tranquillo, guardi, non succede niente. E va bene, usciamo col segretario, con Fabio e con... Nel caso rientro, perché mi ero dimenticato una cosa, 10 minuti dopo entro e mi ritrovo la padrona nella mia stanza frugando tra le cose. Potete immaginare cosa gli dissi. Cara signora, ma io sono la padrona, lei non è padrona di nulla, il padrone del suo albergo, fino a prova contraria, finché... Io che ho preso l'albergo vuoto per pieno, sono io, non lei. Se io ritrovo lei o chiunque dentro questa stanza, chiamo i carabinieri e vi faccio arrestare. Questo per essere chiari, ma no, ma lasciamo perdere. Insomma, chiamai il marito di questa signora, feci le mie lamentele, non vi dico che cosa gli disse perché, guardate, questa cosa è irraccontabile perché sarebbe un dramma veramente, perché quello che dico... con testimoni presenti, quindi posso dirlo tranquillamente, è vergognoso. Poi dopodiché, come vi ho detto prima, l'unico albergo in cui andai in causa, non vi voglio dire altro. Proseguiamo con la manifestazione. Allora, la Philly Watch, una dei nostri sponsor maggiori con 25 orologi, nel periodo, tra l'altro mi beccai il mese di luglio-agosto, mi affacciai alla finestra di notte, un caldo infernale, e mi beccai una broncopolmonite che mi tenne a letto più di un mese. Mentre ero a letto, che 1.700.000 lire di telefonate per l'organizzazione, immaginatevi quale movimento c'era nel mio letto, con il telefonico, con tutti gli sponsor, l'organizzazione, la federazione e tutti i casini che ci potevano essere incontro. Feci i libretti del campionato, 10.000 libretti da mandare in tutta Italia, campionato del mondo di pesca subacquea 1989. Mentre ero sul letto mi arriva questa telefonata. Signor Chisu, sono la moglie del titolare della Philly Watch. Mi dica, signora, noi non gli diamo più lo sponsor. Un fulmine a ciel sereno. Ma perché, signora, non mi volete dare lo sponsor? Cosa è successo? Ma l'ha letto lei il libretto? Certo. E non si è accorta che cosa hanno fatto di errore? E quale errore? Gli ho detto, invece che Philippis, hanno scritto Philippis, come fossimo una ditta di televisori e non di orologi. Mio marito si chiama Filippo, Philip. E no, qui mi stanno telefonando da mezza Italia per questo errore. Lei dice, allora niente, questo sponsor, la signora ha detto, mi scusi, il mio coraggio, la mia sfacciataggine, ma mi scusi, ma l'avrebbe chiamata qualcuno se lei avesse scritto solo Filippo? Si mise a ridere. Lo sa che ha ragione. Quella è una pubblicità molto migliore di quella che avrei potuto avere con il nome regolare. Va benissimo, tanto che mi mandò... Il Niccoli, mi sembra si chiamasse, il suo direttore generale, anche alla manifestazione a portarci gli orologi, quegli orologi che poi fecero tutti una fine diversa. E molti li misi in premio ai campioni, che senz'altro Renzo si ricorderà, Molteni e gli altri, e diedi diversi come premi, mentre uno per ciascuno li diede ad ogni rappresentante del comitato. Alcuni di questi furono dati ai collaboratori principali, alle autorità, a chi ci aveva dato il famoso locale per le imbarcazioni, cioè li distribuì regolarmente a tutti quanti, oltre naturalmente a tutti i componenti del comitato. Detto questo, altre curiosità, una di quali alquanto spiacevole,
La ditta che doveva fare la sera della precedente la manifestazione, i fuochi artificiali, lo dico con grande dispiacere, ci avevamo ordinato 3 milioni di, e mezzo di lire di fuochi artificiali per circa un quarto d'ora, non era poco, ebbe una grande disgrazia. Voi vi ricordate dei morti di Correggia, che morirono diverse persone, scoppiò la fabbrica 2 giorni prima della nostra manifestazione e morirono queste persone. Quello era un atto indispiaciuto e quindi i fuochi non si fecero. Si fece la partita, si presentarono tutte le squadre, cioè le foto di tutte le squadre presenti. Mi ricordo un'altra curiosità, mi chiamò il presidente della squadra di Malta. Mi dice: signor Chisu, c'è lei come organizzazione, noi vorremmo venire alla manifestazione, avremmo piacere di farla. Possiamo pagare il viaggio tranquillamente, ma non abbiamo i soldi per stare negli alberghi. Siamo una federazione non ricca. E gli ho detto: guardate, non vi preoccupate, voi venite, vi ospito io negli alberghi senza nessun problema, siete a mie spese. E quindi venne anche la squadra di Malta, che voi tutti avrete conosciuto. Molto bella l'altra curiosità, la gentilezza, l'educazione della squadra giapponese che è rimasta, sono rimasto veramente entusiasta, delle persone così eleganti prima di tutto, tutti quanti impeccabili nei loro vestiti, mi regalarono una bellissima canadese con lo stemma della squadra giapponese, bianca con tutti gli stemmi del Sole Levante. Si presentò già inchinandosi, di un'educazione eccezionale con l'interprete che gli avevo dato. Fu una cosa carina, molto bene anche i cileni, si presentarono i peruviani, tutti quanti mi omaggiarono di cose bellissime, di cose bellissime. I cileni portarono queste magliette di un cotone eccezionale, non avevo mai visto un cotone di questo genere, prodotte da loro con lo stemma giapponese, così pure gli spagnoli portarono le loro magliette, amen uguale agli altri. Insomma, ero super trattato bene da queste squadre, eccezionali veramente, senza parlare naturalmente della nostra squadra, di cui mi onoro di averli come amici, dei grandi amici. Per qualche giorno sono stato anche con loro, Giannini era mancato per qualche giorno, e diciamo che fu una cosa meravigliosa. Arrivammo alla manifestazione. Il primo giorno saltò, come tutti sapete, poi negli altri giorni la manifestazione seguì tutto il suo iter fino ad arrivare. Inutile che vi racconti, c'è già un bellissimo racconto fatto sulla stampa e sui filmati di YouTube su questo campionato del mondo. Inutile che io vi stia a ripetere le tane e tutto quanto, le pescate che sono ben dettagliate in un meraviglioso filmato che mi sono riguardato l'altro giorno. Insomma, la mia manifestazione andò benissimo, se fino alla fine, prima alla premiazione nella piazza di Santo Toro, con migliaia e migliaia di persone, migliaia e migliaia di persone, mi metterò le foto che accoglievano gli atleti al porto di Ottiolo al rientro e nella piazza. Ci furono alcune curiosità che qualcuno ricorderà, la famosa pietra all'interno di una cernia, che chiamarono a me come giudice se poteva accettarlo o meno. Per fare arrivare più peso su una cernia che era sotto 10 kg, qualcuno pensò bene di mettergli dentro dei polpi e una pietra di quasi 1 kg. Mi chiamarono sul palco: Chisu, che cosa decidi di fare? Sei tu il direttore della manifestazione, cosa decidi di fare? Io controllai, la pietra era lucidata proprio di fondale. Ci è capitato diverse volte a tutti noi, quando si voleva sparare un polpo o infilarlo con la fiocina, più delle volte si attaccava a una pietra, tiravamo su pietre e tutto, che poi si staccavano. È capitato a tutti, e siccome era la squadra francese, c'era anche il piccolo problema, levammo la pietra e il polpo e gli lasciamo il peso della cernia reale. Una decisione un po' salomonica, anche se di norma doveva essere squalificata la squadra. Se ci appiglievamo veramente a delle cose da fare.
Invece la cosa andò bene, si classificarono secondi e dietro l'Italia, quello era già importante. Lì un altro fatto molto brutto, che ritengo un'offesa personale alla mia persona, fu fatta nel palco. Il sindaco Catini, a nome del comune di Sant'Odoro, aveva fatto per me un meraviglioso cestino pieno di cose, c'erano dei salami, un prosciutto, e un bellissimo cestino regalo. Come organizzatore, nel ringraziarmi e tutto, e me lo presentarono nel palco. Io ho preso il cestino e ho detto va bene, lo prendo dopo. L'ho messo sotto il palco per ritirarlo, finita la premiazione. Beh, quel cestino è sparito. Io sarei curioso di sapere, se qualcuno ha visto qualcosa, veramente, di scoprire chi è quel bastardo, e lo dico tranquillamente, che si prese quel cestino, che era un onore alla mia persona, e quindi una cosa personale, portata via ignobilmente. Non voglio essere cattivo nel pensare che fosse uno della federazione o un suo incaricato a portare via il cestino, però. La cosa venne fatta, una cosa un pochino vergognosa. Vedete quante cose in questo campionato sono successe. Insomma, rifiutai, bisticciai col rappresentante anche di Mondo Sommerso dei giornali, in quanto pochi mesi prima aveva parlato male dei subacquei, e con quale coraggio vieni a richiedermi di essere ospitato? Dopo tu ce l'hai con i pescatori subacquei e hai fatto un articolo sul mondo sommerso che no, non ci faceva onore. No, ma guarda, ma qui, ma là, va bene, chiusi un occhio e accettai anche lui. I giornalisti erano ospitati tutti nell'hotel delle Mimose di Sant'Odoro di Tonino Giachedu. Va bene, la sera c'era la cena finale fatta all'Hotel Esagono, vi posso dire solo questo, una cena che era costata un occhio, quasi 500 persone presenti a quella cena. Per farmi un altro regalo, qualche altro bastardo, perché ci sono anche questi in queste manifestazioni, mi tagliò tutte e quattro le gomme della mia macchina, questo per capire che c'era gente. Non voglio anche lì fare dei nomi, ma ebbi uno scontro col barcaiolo di Salvadorì, un tipo un po' prepotente, che faceva troppo il prepotente, in poche parole, aveva promesso di farmela pagare, e non so se è presentato lui o qualcun altro a tagliarmi le quattro gomme della macchina. Anche questo mi successe. Finita la manifestazione, dice, finito la festa, gabbato lo santo, che è stata bellissima. Mi sono preso tutta la briga di passare in tutti gli alberghi e saldare tutti i conti. E l'unico albergo era quello che vi ho parlato prima, lo Scintilla, in cui voleva più soldi di quanti gli spettassero. E lì si aprì un contenzioso. Io gli dovevo dare in tutto, nel totale, che aveva messo a disposizione due alberghi, 49 milioni. 19 le avevo già dati. E 19 gli si è preso e stavo andando a dargli la differenza per pagare, e mi dissero che lì c'erano più persone di quante era. Così io ho preso l'albergo vuoto per pieno, significa che le persone sono quelle che c'erano. Come fate a dire che c'erano più persone di più della capacità dell'albergo? Ma qui era. Insomma, alla fine, quando abbiamo fatto il controllo, risultava che di persone ce n'erano molto meno di quante avevano dichiarato, e quindi invece dei 32 milioni di saldo che gli dovevo dare, perché gli avevo dato 17 milioni d'anticipo, non 19, 32 milioni di saldo, ne ho dato 25. Ne dovevo dare ancora meno, stando alle persone che ci aveva dichiarate. Ne ho dato 25 in quanto avevo ospitato la squadra di Malta a mie spese. Saldai con 25 milioni per chiudere la situazione, pur non dando la felicità alla titolare dell'albergo, le dovetti accettare, in quanto se andava in causa con le prove che avevamo in mano, probabilmente ci doveva dare anche molti danni invece che solo quei soldi.
Il suo avvocato gli consigliò di prenderla e lì si chiuse la faccenda e pagamo. Tanto che l'altra curiosità, per dire come questo albergo non piaceva alla federazione, che l'anno precedente aveva avuto delle brutte esperienze, lasciò immediatamente l'albergo per andare all'Hotel Due Lune a Punta di Laldia, cioè a Punta Aldia come viene chiamata normalmente, in un altro albergo perché lì non si ritrovarono. Con questo concludiamo questa manifesta, questa, diciamo così, reportage di organizzare questa manifestazione che oggi forse non ce la farei a rifarla. Ci vuole un coraggio non indifferente a organizzare un campionato del mondo, per dire senza una lira in tasca, questo è il fatto, e uscirne in positivo. Ah, mi sono dimenticato dei grandi sponsor, la Homer, la Tecnisub, la Mares, tutti quanti che hanno contribuito con 20 milioni di attrezzature che ho regalato, la maggior parte come premi a tutti quanti, oltre a una parte che è andata al mio comitato, una parte è andata a me, anche non posso dire anche questo. Molti fucili della Homer li ho regalati, proprio regalati, perché loro pescano con gli arbalette, ai cileni e peruviani. Ho dato più di 10 fucili a arbalette a questa squadra, che sappiamo in che condizioni lavorano queste federazioni di questi paesi, che facevano salti di gioia con i fucili della Homer meravigliosi, ed erano tra l'altro tra i primi che fecero questi fucili arbalette a elastici, veramente buoni. E anche gli oleopneumatici della, come l'altra, della SEAC, che ce n'è ancora qualche uno, che mi hanno fatto compagnia in molte gare di pesca. Va bene, signori, io concludo, vi ringrazio se per l'ascolto, se vi fa piacere sentire, e se dovete organizzare un campionato del mondo, ricordatevi che ci sono sempre dei grandi problemi. Grazie.